Questo programma è offerto da ABBA Luxury Estate. Buonasera, eccoci alla quarta puntata di Pallavolè. Buonasera agli ospiti. Presento subito il presidente, di nuovo bentornato, il presidente della FIPAV Abruzzo, Fabio Di Camillo, perché si intratterrà con noi qualche minuto, ma ci dovrà parlare di un evento molto importante, quello elettorale. Conferme, buonasera. Sono arrivate, poi anche qualche novità. Fabio, bentornato da noi e, ben trovato. E soprattutto complimenti perché è andata benissimo a te. Certo, eri l'unico della lista, però sei stato confermato con risultati conguri. I risultati invece non vanno quelli del Pineto, che viene rappresentato dal capitano che io chiamo 4P, Pier Paolo Partenio, palleggiatore. Capitano, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E poi c'è un mister invece vincente, Bruno Mazzuccato, che se la sta godendo perché ha ottenuto il secondo colpaccio consecutivo nel suo gruppo bellissimo del Gada Pescara 3. Complimenti a te e alla tua squadra. Meglio, prima alla squadra e poi a te. Grazie Sergio, buonasera a tutti. Buonasera, parleremo naturalmente di questa gara, del derby poi tra le altre due della Serie B2. Continuano a non giocare Chieti, che finalmente esordirà, sconfitto invece l'Altino. Ma vediamo adesso insieme. Anzi, prima dei titoli voglio ricordare che le repliche di Pallavolè ci sono sempre il mercoledì sera intorno alla mezzanotte e mezza, poi il giovedì alle 17.30 e il sabato alle 12.30 sul canale naturalmente 14, mentre sul 287 l'iniziativa comincia ad andare bene. Piace questo fatto, vero Fabio, che stiamo trasmettendo le partite di Serie C, è già il terzo o quarto appuntamento, ogni lunedì alle 20.30 sul canale 287 le gare del Pineto. Per quanto riguarda invece il martedì, sempre alle 20.30, sempre sul canale 287, le gare di Serie C, o maschile o femminile. Sei d'accordo con me, Fabio, che è stata una bella iniziativa la tua? Di far vedere non soltanto le partite integrali sui campi di Serie C, tutto questo dettato anche dall'esigenza della pandemia purtroppo, e poi anche un servizio, anche oggi ne avremo uno, in coda alla nostra trasmissione. Che ne pensi Fabio? Ma sono soddisfatto, è stata una bella intuizione. Tra l'altro domenica scorsa in occasione dell'assemblea abbiamo avuto la possibilità di sentire molte società che erano venute lì per votare, e attorno a questa iniziativa c'è molto interesse, e la cosa è anche testimoniata dal numero di visualizzazioni che ovviamente le partite hanno, perché ci sono le squadre, i tifosi, i genitori e tutti quelli interessati, diciamo, alla realtà sportiva delle squadre che sono riprese, che evidentemente vanno sul nostro canale YouTube e fanno contatti utili sia a noi che a loro stesse e ai loro sponsor. Quindi l'iniziativa è senz'altro interessante e siamo contenti di averla messa in cantiere. Benissimo, parleremo fra un attimo invece del risultato elettorale. E, per quanto riguarda i titoli, io leggo un attimo il primo, poi però aggiungo un particolare. Vediamo il primo titolo che riguarda la Sieco. Sieco prima va giù, poi sale su, bel colpo a Cantù. Bene, questo ci voleva per rimanere un po' tutto insieme, ma questa trasmissione, questa puntata, ma anche la prossima di mercoledì 17, siccome l'abbiamo dovuto registrare gioco forza, perché mentre andiamo in onda sta giocando la Sieco un recupero, il primo dei due recuperi contro il Reggio nell'Emilia, partita tra l'altro molto importante per quanto riguarda la quinta piazza. E succederà la stessa cosa per il recupero del 17 marzo, quando c'è l'altro in programma, l'altro recupero tra Sieco Service in Pavia d'Ortona, ancora in casa propria al Palasport, contro il Prisma Taranto. Quindi per due settimane, diciamo così, seguiamo in maniera registrata e poi speriamo di poter dare anche il risultato finale di questo importante match. Bene, detto questo, continuiamo con i titoli invece, anche perché riguarda il secondo, il Pineto. Abba stanza iellato, ma il Pineto è ritrovato. Speriamo che ti piaccia Pierpaolo e che sia benaugurante soprattutto, giusto? Sì, ci può stare come titolo. Ci sta. Ne parlavamo prima di cominciare la trasmissione. Per quanto concerne il resto, andiamo al femminile.
B2 femminile, per essere precisi, Teramo Arabona, derby bello, chi festeggia è Manopello, naturalmente la squadra dell'Arabona. Complimenti alla formazione del press Cesarone e anche del mister Cesarone, padre e figlio. Pensiamo adesso al nostro Bruno, che attende con ansia il suo titolo. Ti abbiamo riservato così, altro exploit sulla sua strada, vince ancora un Super Gada. Oh, mi devi offrire minimo 3-4 caffè, giusto? Hai ragione, hai ragione. Ti sto facendo un po' di propaganda e pubblicità. Ci sdebiteremo. Esatto, il minimo che tu possa fare. Per quanto riguarda invece il risultato elettorale, adesso la parola a te Fabio, aggiornaci, perché proprio di oggi partiamo dal nazionale e poi torniamo indietro, perché a livello regionale se n'è già parlato in queste ore precedenti, infatti si è votato il 7 marzo, quindi 3 giorni fa. Allora, a livello nazionale cosa è successo oggi? Allora, prima di tutto lasciami fare una considerazione a proposito di Bruno Mazzuccato. Ah. E cioè che poi rientra anche nel discorso elettorale, caro Sergio, perché la scommessa che noi dobbiamo portare a casa, e qui c'è anche Pierpaolo Partenio, con cui mi complimento con lui perché io sono un suo grande ammiratore, ma soprattutto perché proviene da una regione da cui noi abbiamo tanto da imparare. Ebbene, il discorso del Gada Group di quest'anno per me è una cosa estremamente interessante, perché le la scommessa per chi non lo sapesse, ma tanto era scontato. Delle Marche, sì, le Marche. L'esperienza che sta vivendo Bruno con la sua squadra è estremamente interessante, perché complice la pandemia, complice delle defezioni dell'ultimo minuto, lui sostanzialmente sta giocando con una squadra, correggimi se sbaglio, essenzialmente locale e molto giovane, e che sta avendo la capacità di farla crescere e di farla diventare competitiva. Questo è un indice su cui noi dobbiamo fare affidamento e porre molta attenzione da qua anche nel prossimo quadriennio. La scommessa di questo territorio, e tu lo sai Sergio, l'abbiamo detto tante volte, è riuscire a rendere il nostro movimento più competitivo, in modo che quando le nostre squadre vanno in Serie B, l'anno dopo non riscendono. Quindi questa è la scommessa che noi abbiamo messo in piedi 4 anni fa, su cui abbiamo lavorato, e adesso le società sostanzialmente mi hanno confermato la loro fiducia. È vero quello che tu hai detto, che non c'era un gruppo concorrente, diciamo un presidente, un candidato alternativo. Per la cronaca, ma questo era giusto ricordarlo. No, ma questo è paradossalmente a me e al mio gruppo, che rimane lo stesso del precedente quadriennio, ci crea più problemi e più stress che non altro, perché è una la pressione, certo. Ecco, sì, è assolutamente una responsabilità che stiamo avvertendo molto, perché ci potrebbe stare un momento di rilassamento, quasi di stacco, e in realtà invece ci siamo ricompattati e abbiamo rimesso in cantiere molte molte cose interessanti da fare anche nel prossimo quadriennio. Certo, in un contesto in cui l'evoluzione della pandemia sarà decisiva, perché noi non dimentichiamo che nel 2020 dovevamo fare una tappa del campionato italiano di beach volley a Montesilvano, che è saltata, ma non per colpa nostra, non per colpa di nessuno, e quindi volevamo fare altre cose nel 2020 che non abbiamo potuto fare, e il 2021, ahimè, è partito decisamente con il piede sbagliato. Anche se approfitto dell'occasione di questa vetrina importante, perché FIPAV ha messo in piedi una serie di iniziative a partire dalla Coppa Italia di Serie D, dalla Coppa Italia di Prima Divisione e dal Campionato Nazionale Under 12 S3, che consentirà a tutte le nostre società della regione di poter tornare a fare attività, perché sono state tutte definite queste attività, parlo della Serie D, Prima Divisione, Seconda Divisione e attività giovanile S3, di rilevante interesse nazionale. Il CONI ha approvato questa modifica, e quindi da oggi tutte le nostre società, tra virgolette, sotto alla Serie C, possono tornare a fare attività. Questo è evidente un segnale. Fabio? Da oggi, da ieri per la precisione. Ah, perfetto. Quindi, sì. Benissimo. Adesso è chiaro che notizia. È una l'abbiamo comunicata sui social, però approfitto di una televisione importante come TV6 per darne la giusta rilevanza a tutto il vostro pubblico. Quindi da una parte arrivano segnali, ahimè, ancora molto pericolosi per quanto riguarda la diffusione del Covid, dall'altra c'è un tentativo di ripartire che noi seguiamo con attenzione. E poi ti devo dire, altra cosa interessante, che ormai stiamo prendendo coscienza, e qua ci sono due autorevoli esponenti che magari possono confermare questa cosa, cioè che le nostre società di C,
più, quindi, che non hanno obblighi protocollari da rispettare così rigidi come quelli della Serie B, ma a livello volontario se lo sono quasi imposto. Per cui io parlavo con molte società sempre domenica scorsa, ormai loro prima di andare in campo per le partite in calendario della Serie C fanno comunque tamponi, sono volontari ma li fanno a tutti gli atleti prima delle partite, 48 ore prima delle partite, sostanzialmente seguono quasi il protocollo nazionale. Quindi stiamo tornando lentamente a fare attività e lo stiamo cercando di fare comunque in sicurezza. Tornando allora, al discorso delle Fabio, elezioni, se vuoi... Aspetta Fabio, un attimo ti interrompo. Due considerazioni. La prima che riguarda noi del mondo della, diciamo così, della comunicazione. E un ringraziamento te lo facciamo anche noi. Metto un pluralis maiestatis inevitabilmente. Però in prima persona voglio veramente ringraziarti per quello che stai facendo, perché diffondere il messaggio della pallavolo a livello regionale ogni volta è faticoso, però tu lo stai facendo da tanti anni, lo stai facendo anche molto bene. Ci tengo a ringraziarti e anche della tua presenza, come sottolineavo altre volte. Non è una sviolinata, lo dico perché lo sento. No. Seconda cosa, Bruno Mazzuccato, sei stato chiamato in causa? Beh, mi sa che i caffè si raddoppiano qua. Eh sì, qua mi sa che... Poi faccio pagare il presidente, dai. Dico Giovanni Mariotti, ci pensa lui. No, quello che dice il presidente, quello che dice il presidente è tutto vero. Forza di Casa Maggiore, abbiamo dovuto per forza mettere in campo ragazze giovanissime, due centrali, un 2004 e un 2005, cioè 15 e 16 anni. Sinceramente erano un po' di anni che in Serie B non vedevo, almeno in Abruzzo, giocare ragazze così giovani, ma anche Manoppello, perché c'è Vivian Di Diego che gioca quasi stabilmente, che è un 2004, cioè, quindi comunque in Abruzzo qualche cosa di buono si inizia a intravedere. Speriamo bene. Bene, e questo è il nostro miglior risultato, devo dire sinceramente. Certo, certo. Voglio puntualizzare che il tuo cognome è scritto bene, Mazzuccato con una sola C. Una sola C, sì. Perché cognome veneto. Hanno sbagliato a scrivere, in realtà è proprio Mazzuccato, due Z e una sola C. Allora, andiamo avanti, prendiamo le lezioni. Presidente, io ti ho fatto i complimenti, ma hai rosicchiato almeno 5 minuti che non erano previsti. Devi recuperare. No. Allora, partiamo dal livello nazionale. No, ecco, questa oggi è stata la ciliegina, perché in realtà, anche se si è votato su 18 seggi regionali domenica scorsa, alla chiusura delle urne i voti erano stati sigillati e inviati a Roma, e oggi l'hanno assolutamente fatto lo spoglio, e quindi anche lì non c'erano grosse sorprese all'orizzonte, perché c'era una lista essenzialmente unica, ma questo riguardava il presidente e i due vicepresidenti che si sono aggiunge, il vicepresidente Bilato è rimasto, l'altro è tornato Luciano Cecchi, laziale, Manfredi è il presidente, poi c'era da eleggere 8 consiglieri federali su 9 candidati, e la squadra di Manfredi ce l'ha fatta ad eleggere tutti quanti. In realtà le competizioni più rilevanti e interessanti erano per i rappresentanti tecnici e per i rappresentanti atleti. Lì tra i tecnici è stato eletto l'ex presidente della Sardegna Vincenzo Amendola, che aveva come avversario la Manuela Benelli, quindi è stata ovviamente una scelta più di tipo politico questa che non rigidamente tecnica, però Vincenzo è un allenatore, un terzo grado, e poi è uno che conosce esattamente come si muove la macchina dirigenziale della FIPA, quindi secondo me anche per gli allenatori non è una cattiva notizia questa. Mentre la battaglia più grossa, complice anche l'Associazione Italiana Pallavolisti, si giocava proprio tra i rappresentanti atleti, e lì devo dire che con grande soddisfazione, dunque i voti a disposizione, il totale dei voti è stato di 1038 e la nostra di Giulio ne ha presi 928. Chiara di Giulio. Chiara Di Giulio, sì, la prima eletta come rappresentante atleti, poi Dalfo Massimo, ex nazionale di pallavolo, anche lui forse non più giovanissimo. Forse la vedremo un attimo in una foto. Chiara, sì. Scusami se ti interrompo, perché sì. Destino strano, credo che lei abiti a San Benedetto del Tronto, eccola qui, bravissimo, grazie Maurizio da qui. Lei è di San Benedetto dei Marsi e in questo momento abita a San Benedetto del Tronto, perché il marito è di là. È nata a San Benedetto dei Marsi, cioè sì, San Benedetto sì, ci sì, sta sì. In mezzo, è giusto? Esatto, è residente ancora a San Benedetto dei Marsi, quindi è abruzzese autentica. Certo, però cioè, in questo momento qui San Benedetto, quindi fanno insieme Comunella, un buon risultato. Una bella spinta a questa donna straordinaria che ha stravinto, tra l'altro, con 928 voti, sbaglio? Sì, mi ricordo esatto. Bene?
Dalfovo 707 e De Luca 617. Questi tre sono stati eletti, altri due dovevano essere donne, quindi due donne sono state elette, la nostra è la prima. Poi c'è stato Dalfovo che se la vedeva con De Togni, che è il presidente dell'AIP, che aveva fatto un'attività abbastanza pesante in chiave di campagna elettorale, ma evidentemente non ce l'ha fatta. Chiara Diurlo l'avremo ospite da noi in una delle prossime puntate, senz'altro sempre molto brava e disponibile, perché è proprio la sua straordinaria carriera che merita una particolare attenzione. Ha smesso di giocare da pochissimo tempo, pochissimi mesi. Sì, queste poi, immagini che stiamo vedendo, e per le quali ringrazio Paolo Sinibaldi, sono invece relative alla elezione, alla conferma di te come presidente e del tuo staff, del tuo gruppo. Vogliamo ricordare anche chi è che è stato eletto come consigliere? Ci provo io, sì. Roberto Esposito, giusto? Sì. Dimmi sì. Solo sì, Maria Leone, Carlo Marini, sì. Aniello Papa, il presidentissimo, sì. Alberto Valente, esatto. E poi Marco Zulli, esatto. Che conosciamo tutti. Sì, sì, sì. Revisore dei conti, Daniele Andrea Colo, ha sbagliato qualcosa? Esatto, non hai sbagliato niente, tutto preciso. Bene. No, ecco, l'unica cosa che ti voglio dire, poi possiamo anche chiudere, visto che ho rubato tempo, che la Chiara di Giulio, durante l'Assemblea Nazionale, durante la nostra Assemblea ci ha mandato un video, lei era a Roma, perché partecipava alle sue elezioni, e ha detto che sarà molto presente in tutte le nostre riunioni dei comitati territoriali e regionali, quindi si è impegnata, direi in maniera pesante, e quindi insieme a te la terremo sotto pressione in modo da essere questo collegamento diretto con il governo centrale della FIBA, che ovviamente dal mio punto di vista è un bellissimo risultato. È anche questo un elemento di responsabilità, ma cercheremo di farlo funzionare al meglio, sempre per la crescita della pallavolo abruzzese. Bene Fabio, se non hai altro da aggiungere, io ti congederei, perché i patti erano questi. Pacta sunt servanda, visto che tu sei un latinista. Esatto. Sei stato bravo anche perché hai spiegato e ci hai detto anche tante cose nuove e interessanti, soprattutto sotto il profilo appunto della novità, giocando sulla stessa radice del termine. Adesso ti ringrazio, ci rivedremo presto. E tra l'altro ti preannuncio che avremo un servizio però sulla Serie C che ti riguarda tra Cetias Montesilvano e Torricella Sicura. Sì. Bene, grazie dunque al presidente Fabio Forza Camillo. Pineto e forza Pescara 3, naturalmente. Grazie, ciao presidente. Arrivederci. Anche tutti gli altri abruzzesi. Hai salutato grazie. Quelli che sono presenti in studio, hai fatto bene. Certo. E te ci vedremo presto, anche perché seguiamo insieme spesso e volentieri sia la Sie Cortona che il Pineto, ma non solo quelle, tant'è vero che stavamo a Pescara a seguire il Gada l'altra settimana. Per quanto riguarda, torniamo ai risultati di Serie 2 maschile, che riguardano la 20ª giornata, perché abbiamo parlato prima del recupero serale tra Sieco e Reggio Emilia, ma il turno completo della 20ª giornata, visto questi risultati, Siena Castellana Grotte 3-2, 2-3 tra Cantù e Sieco, con parziale 25-19, 25-21, grande rimonta della Sieco, 20-25, 22-25, 13-15. Brescia-Santa Croce 1-3, 0-3 tra Mondovì e Bergamo, 3-0 tra Reggio nell'Emilia e Lago Negro, ma anche tra Taranto e Cuneo. Bergamo 51 punti, una gara in meno, 35 punti per il Taranto, che ne deve recuperare ben 3, compresa la partita a Ortona del 17 marzo alle ore 19 però questa volta. Cuneo 34 senza recuperi, Siena 33 con una gara in meno anche per Reggio nell'Emilia, che ha 32 punti, Secco 31 con due gare da recuperare, una gara in meno per il Santa Croce a 29 punti, 27 Brescia, Castellana Grotte 26, Cantù 19, Mondovì 16, questa è senza recuperi, una gara da recuperare per il Lago Negro che ha 12 punti. Per quanto riguarda i dati numerici della Sieco, vediamo qualche immagine a proposito del match vinto in maniera incredibile sul campo del Cantù, ma la Sieco tre volte consecutivamente ha vinto 3-2, non ci sorprende più, senza Cantagalli ancora una volta, anche stasera, insomma la squadra di Nunzio Lanci continua a fare veramente miracoli. 9 muri vincenti del Cantù, 10 dell'Ortona, Mozzo, il brasiliano Matteo Mozzo, straordinario con 28 punti, stiamo parlando dei canturini naturalmente, al 60% in attacco, Bertoli, il grande ex, ha fatto un partitone, 21 punti e 58%, Mariano 20 punti. Per quanto riguarda gli ortonesi, un punto per il centrale Fabio, 8 per l'altro centrale Simoni,
13 punti per l'altro centrale Menicali, grande serata con 5 muri punto. Felice Sette è stato ospite qui l'altra settimana, continua nella sua marcia straordinaria, 23 punti con la bellezza di 5 ace. L'altra volta ha sbagliato 7 volte, io l'ho rimproverato, ha messo dentro 5 ace per fare dispetto a me, ma questo me l'aspettavo. Bene così, vincano i dispetti. 50% in attacco del giocatore di Altamura, anche con un muro vincente. Marinelli 14, gran serata ancora una volta di Carelli, Pedron, Carelli 16 punti, Pedron 3. Questi sono i dati relativi al successo della Sego sul campo del Cantù. Adesso passiamo invece al Pineto per quanto concerne la 19ª giornata. Vediamo prima il quadro dei risultati. Sabaudia Grottazzolina 0-3, Ottaviano Roma 1-3, Modica Palmi 3-2, Aversa Lecce 3-0, Tuscania Aci Castello 3-1, Galatina Abba Pineto 3-1. Sentite che parziali, 25-23, 26-24, che rabbia, questo lo dico io, 19-25, 7 vinto dal Pineto, che poi ha perso al 27-25 nella quarta frazione. Galatina 46 punti, 45 Grottazzolina, Toscana 41, Abba Pineto 38, ci viene un po' da piangere pensando un mese fa, ma che eravate in testa alla classifica, Aversa 31 con una gara in meno, Modica 29, Sabaudia 24, Roma 23, Palmi 22, Ottaviano con una gara in meno 16 punti insieme con Lecce, a 8 punti l'Aci Castello. Allora, Pierpaolo Partenio, diciamo così, la prima parte della domanda è che sta succedendo, seconda cosa, se sei d'accordo con me, il Pineto però è ritrovato, cioè nonostante la sconfitta sul campo della capolista, però insomma avete giocato decisamente meglio rispetto alle due precedenti gare, nell'ordine di tempo abbiamo detto Aversa prima e poi in casa con il Palmi. Allora, squadra in ripresa? Io penso che la squadra sia decisamente ripresa, perché dopo gli ultimi due stop, diciamo, parlo quello di Aversa in trasferta e Palmi in casa, la partita di Galatina sia stata una partita completamente diversa, dove la squadra è scesa in campo proprio con voglia di riscatto e voglia di dimostrare che queste due sconfitte sono stati solamente dei piccoli inciampi di percorso e non diciamo nessuna problematica, nessuna crisi, anche perché in un campionato così competitivo ci può stare che magari una squadra come Aversa, dove sulla carta magari potrebbe essere leggermente più debole di noi, ma in realtà sta dimostrando di giocare una buonissima pallavolo, quindi ci poteva anche stare. Quello che dico io è che magari nella sconfitta di Galatina abbiamo meno cose da recriminare, perché ripeto, secondo me la voglia di stare in campo e la voglia soprattutto di aiutarsi ad uscire da questa situazione si è vista notevolmente, quindi secondo me dobbiamo ripartire da questo per la prossima partita che avremo in casa contro Modica. Allora, sì, poi parleremo di Modica e di quello che sarà. Intanto i numeri: a Galatina 9 muri vincenti dei pugliesi con 5 invece vostri muri punto, 6 es 8 voi, 43% in attacco loro, 52% voi in attacco. Giannotti 22 punti, Lotito 16, Maiorana, l'ex Ortona, Domenico Maiorana 12 punti, buona la sua prestazione. Per quanto riguarda il Galatina, voi invece 13 punti per Eld, Trillini 10 punti al 67% in attacco, 2 muri vincenti, tu 4 punti, me lo confermi? Questo almeno è lo scout. Sì, trovo. 2 ace, poi 67-33 in ricezione, un muro vincente, Cattaneo 12 punti, Orazi 3 con 2 muri vincenti, Morelli è andato maluccio, solo 35 punti, è un po' scarso, Michele Morelli, 54. No, ha fatto una grande prestazione, ci ha dato una grossa mano domenica. 32 attacchi vincenti su 50. No, ha avuto dei numeri pazzeschi, ecco, ma pazzeschi, sì. Non sono io, ecco, che giudico il giocatore, lui comunque ha avuto alle spalle campionati importanti e lottati per vincere, quindi ecco, un giocatore di questo livello fa assolutamente comodo in questa squadra di ragazzi giovani, diciamo, no? Si è visto quello che ha combinato da quando è entrato lui, proprio nella spinta che ha dato per una straordinaria rimonta in classifica con 11 vittorie consecutive, che non dimentichiamo, presente abbondanza, beh, insomma, non è che ce ne possiamo scordare per 3 sconfitte di fila. Morelli 35 punti, però il voto
il voto individuale, vede 6 e 5 per lui, 6 e 5, 6 e mezzo per Trillini, 6 e 3 per Orazzi, il voto più alto l'hai preso tu, 6,6. Ti sei messo d'accordo con chi l'ha fatto questa? No. No, diciamo che al lavoro. No, sì, sono contento, però ti dico, sono più soddisfatto se usciamo dal campo con una vittoria, ecco. I numeri contano poco in questo ambito. Se devo dirtela tutta, e leggiamo i tabellini come hai letto io prima, poco fa, a parte i pochi muri che hanno fatto in più di noi, nel resto abbiamo avuto, credo, un cambio palla più alto di loro, una fase break con un'efficienza più alta di loro, e in generale i nostri attaccanti hanno attaccato con percentuali più alte, ecco, quindi è stato un match molto tirato e combattuto, perso proprio per quei pochi dettagli, diciamo, quel pallone di differenza, e questa è stata la partita, ecco. Non ti nego che se quelle due situazioni andavano a favore nostro, la partita poteva anche chiudersi 3-0 per noi, ecco. Non è andata così. Sì, scusami, ti ho interrotto. No, dico, secondo me è una partita dove avessimo vinto 3-0 non avremmo rubato niente, come fossimo andati al quinto set, secondo me era il risultato giusto per la pallavolo che si è espressa in campo, ecco. Pierpaolo, non solo condivido quello che hai detto, ma fa un po' rabbia nella seconda frazione in maniera particolare. Lasciamo stare come hanno fatto il punto 27 al quarto set, cioè la palla prende il bordo della rete, sembra che stia tornando indietro, invece va dall'altra parte beffandovi e facendovi perdere 27-25, la buona sorte non vi ha dato una mano. Però qualche errore da evitare, soprattutto nella seconda frazione, nel momento clou, qualche battuta sbagliata, qualche errore banale, e stavate vincendo 24-23, non dimentichiamolo. Poi c'è stato un muro di Morelli sul 25-24, ma era troppo tardi e loro hanno vinto 26-24. Sai, vinci il secondo set, vai 1-1, poi te la giochi magari diversamente, e la dea bendata di cui parlavamo prima ti dà pure una mano al momento opportuno. Diciamo che, ecco, hai detto bene tu, hai usato un termine giusto, dettagli. Sono stati dettagli che sono andati tutti contro. Partiamo dal presupposto che vincere un set in trasferta, la partita si mette proprio in tutt'altra maniera. E poi in casa della capolista aveva un effetto diverso, ecco. Parlo di dettagli perché comunque io guardo sempre il lato mio, no? Quindi magari una battuta che fanno loro sul nastro e cade facendo ace, va bene, ci può anche stare. Io parlo magari, ecco, qualche errore in meno che possiamo fare in battuta dopo il punto 20, come qualche piccola disattenzione che puntualmente abbiamo fatto ogni set per quanto riguarda degli appoggi, magari un appoggio che è andato di là, potrebbe essere un free ball per noi, o un appoggio che ci siamo scontrati in due. Parlo di queste piccolezze dove con un minimo di attenzione in più, sì, queste palle le porti a favore tuo invece che regalare appunto un punto all'avversario. Fatte in un punteggio basso non si notano, fatte dopo il punto 22, ecco, iniziano un po' a pesare. Esatto. Hai detto tante cose giuste e sacrosante che coincidono con quello che ha detto lo stesso allenatore tuo quando è stato qui ospite da noi, sostenendo, ecco, con un termine preciso, semplicissimo, facile, ciò che è facile sembra tale nel momento in cui sta per prendere la palla, un bagger banalissimo così, lo sbagli, lo attacchi troppo alla rete o addirittura lo mandi nel campo avversario e ti stravolge la partita nel momento clou. Purtroppo questi dettagli famosi hanno fatto la differenza anche a Galatina ed è un peccato. Ci vuole la famosa concentrazione, non soltanto nei dettagli che dicevamo poco fa, ma anche e soprattutto, questo lo dico io, nel momento in cui si va a battere, perché non si può, non si deve sbagliare sul 22, sul 23, sul 24, tanto più una partita così delicata. Sì, no, ci sono modi e modi di sbagliare, assolutamente, non dico che dobbiamo battere regalando una palla facile per il cambio di palla avversario. Questo lo dici, ci mancherebbe, forzare sempre un po', sì, però situazioni, diversi punteggi, capire anche un attimo un po' come sta andando la partita, ecco, se te la puoi giocare più sul muro difesa invece che forzarla, ma sono cose che dobbiamo lavorare e partita a partita ci faranno crescere, anche perché
è un campionato molto equilibrato, quindi una squadra come la nostra, dove ha potenzialità, grossi margini di miglioramento, queste palle, Mario, noi chiamiamo facili, sono quelle che ci fanno la differenza dalle squadre, Mario, che stanno dietro di noi in classifica. Ecco, quindi secondo me noi le qualità tecniche le abbiamo, dobbiamo pretendere di più in questi momenti, ecco, renderli realmente delle situazioni facili e farle in maniera perfetta. Senti Pierpaolo, siamo a ridosso di uno stacco pubblicitario, dopo il quale voglio sentirti con un'ultima battuta prima di congedarti a proposito delle tre gare che restano. Però prima devo dirti due cose. Per quanto riguarda le tue prestazioni, ci tengo a sottolinearlo, un giocatore fantastico, a me piace molto come giochi, la tua capacità non solo fantasiosa, che è un po' tipica anche del tuo omologo in A2, cioè Matteo Pedron dell'Ortona, ma sei veramente molto bravo, lo sapevamo, non avevi bisogno di questa conferma, però stai disputando un eccellente campionato e fai anche tu spesso e volentieri, al di là del mostro, tra virgolette, naturalmente sappiamo chi, Morelli, però spesso e volentieri hai fatto e continui a fare la differenza, le tue capacità sono notevoli. Questo è un complimento che ti faccio io. Un'ultima domanda e poi passiamo alla pubblicità. Zornetta, esperimento libero, è un po' una sorpresa oppure ve l'aspettavate? Ma ne avevamo parlato in settimana con l'allenatore, che aveva deciso di impostare la squadra in questo modo. Non è una sorpresa, dal momento che comunque è un giocatore tecnico in grado di ricoprire più ruoli, come ha dimostrato, ecco, quindi non è minimamente una sorpresa. È capitato in una settimana dove purtroppo Paolo è rimasto a casa qualche giorno per alcuni sintomi, ma normali, ecco. Lucio pure era una settimana dove fisicamente era un po' affaticato, e quindi diciamo per sfruttare al meglio entrambi i giocatori l'allenatore ha deciso di optare per spostare Lucio libero e sfruttare Paolo Cappio come cambio under, in modo che ci potesse dare una mano nella seconda linea. Io penso che abbiamo una rosa ampia e competitiva, quindi non è mai scontato, secondo me, il sestetto della domenica, anche perché c'è molta competizione in settimana e quindi non è mai facile ritagliarsi un posto da titolare. Bene, stacco pubblicitario. Subito dopo riprenderemo con l'ultima domanda, come ti ho promesso. Via. Eccoci qua di nuovo in diretta. Pierpaolo, prima di congedarti, come ti dicevo prima, 46 punti il Galatina, che ha due partite fuori casa tutt'altro che semplici, Aversa e Grottazzolina, l'unico turno interno con Lecce, tre punti quasi scontati nel derbissimo del Salento. Grottazzolina 45 punti, però ha il Palmi in trasferta, se giocasse sempre così il Palmi come contro di voi, e poi dovrà venire a Pineto nell'ultimo turno. E c'è anche la partita interna col Galatina, 41 il Tuscania con Roma e Ottaviano in casa, e forse c'è i turni più semplici con l'unica, Roma e Ottaviano in trasferta e Aversa in casa, quindi diciamo che la squadra di Toffoli è in un certo senso favorita anche per una rimonta. Voi giocherete sabato prossimo in casa nell'anticipo alle 20:30 al Pala Santa Maria contro il Modica, che è un avversario da non sottovalutare, però secondo me stavolta vincerete e basta. Poi andrete ad Aci Castello, guai a voi non ci provate, Aci Castello, trasferta diciamo abbordabile con l'ultima della classifica, per affrontare in casa poi il Grottazzolina. Premesso che dovrete vincere tutte e tre, questo è scontato, 38 e 9 sono 47, faccio tutto io. Secondo te potreste rosicchiare qualche posizione in questo rush finale? Ci può uscire qualche sorpresa? Ma io penso che, mancando ancora appunto tre partite, quindi in palio ci sono 9 punti, qualche posizione ancora può cambiare, ecco. Ma secondo me non dobbiamo affrontare la partita con l'idea di dobbiamo fare tre punti, dobbiamo arrivare terzi, dobbiamo arrivare secondi. Io penso che in questo momento noi dobbiamo ritrovare un attimo quella scia che stiamo sfruttando delle 11 vittorie
consecutive, e ripeto che si è visto, secondo me, la voglia di riscatto nella partita galatina, e ritrovare questo modo di giocare, questa tranquillità che avevamo in precedenza, e metterla nel playoff, al di là di arrivare quarti, di arrivare terzi, di arrivare secondi. Io penso che per la squadra che abbiamo noi, per quello che ho visto e per la consapevolezza che abbiamo dei nostri mezzi, per come la penso, è un po' indifferente la posizione in classifica, a meno che uno non arriva primo, a quel punto lì ha le gare casalinghe a suo favore. Per il resto sono dell'idea che comunque, se vuoi ottenere grandi cose, devi battere chiunque, anche la prima della classifica, anche in trasferta. Quindi ecco, magari ci sarà una difficoltà maggiore, ma ripeto, per come vedo io la mia squadra e come, da quello che ha dimostrato fino adesso, ha tutte le carte in regola per fare ciò, ecco. Quindi non mi spaventa se a fine campionato dovessimo rimanere quarti o dovessimo arrivare terzi. Bene, ti ringrazio Paolo, concordo con te e credo che anch'io credo che abbiate tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo lontano, come il presidente, un certo Guido Abbondanza, esige da voi, vuole, giustamente, anche perché ha fatto degli investimenti corposi e soprattutto perché ha fiducia in voi e nel vostro mister. Grazie a Pierpaolo Partenio, che congediamo e noi proseguiamo con i risultati della Serie B maschile di questa giornata, che ha visto praticamente due rinvii su tre partite. Eccoci qua, si tratta della settima giornata, Loreto Potentino non disputata, rinviata anche Ancona Alba Adriatica, la nostra abruzzese coinvolta dunque in questa giornata negativa, naturalmente, perché non si è giocato. 3-2 ha vinto il Macerata sul campo dell'Osimo. Macerata sale a quota 12 con due gare in meno, una gara in meno per il Potentino che ha pure 12 punti, una gara in meno per l'Ancona che ne ha 10, due gare in meno per il Loreto che ha 8 punti, due gare in meno anche per l'Alba Adriatica con 5 punti. Osimo ha giocato sempre, resta a quota 4, anzi sale a quota 4 perché ha perso 2-3. Per quanto riguarda l'altro girone, girone I, uno, la squadra abruzzese, il Paglieta, che ha riposato, non si è giocata Andrea Molfetta, il Gioia del Colle ha battuto il Lucera per 3-0, la classifica vede al comando il Gioia del Colle con 15 punti, qua ci sono diversi recuperi naturalmente come nell'altro girone, Molfetta segue a 12 punti, a 6 Paglieta, a quota 0 Andrea Lucera, B1 femminile, anche qui settima giornata. La Connetti.it Chieti Teatina non ha giocato neanche stavolta e aprile giocherà 7 volte, 7 partite, un mese in cui c'è tutta la lunga pausa per i campionati femminili e maschili della Serie B, e quindi dovrà probabilmente, proprio in vista di quello che sarebbe potuto succedere, in effetti è successo, perché è successo proprio alla squadra abruzzese, la Connetti esordirà sabato prossimo in casa alle 17 facendo gli scongiuri contro il Trevi, anzi in realtà giocherà a Nocciano, che è il suo campo di battaglia. Per quanto riguarda il Trevi ha vinto 3-0 al Casal dei Pazzi nella settima giornata, non disputata appunto Santeria Chieti, Cisterna batte, questo è stato un po' a sorpresa, 3-1 l'Altino Tenaglia, con i parziali 27-25, 25-21, 14-25, 25-22, Altino Tenaglia, Sant'Elia e Casal dei Pazzi 9 punti, l'Altino 2 gare da recuperare, Sant'Elia 3, Casal dei Pazzi 1 gara. 4 gare in meno per il Cisterna che ha 5 punti, una gara in meno per il Trevi che ha 4 punti, 7 su 7 per la Connetti.it Chieti, come ho detto poco fa, e naturalmente a 0 punti. Per quanto concerne la B2 femminile, adesso vediamo il quadro dei risultati, prima però rapidissimamente voglio ricordare le cifre che riguardano l'Altino, 11 punti per la Longobardi, 4 la Meniconi, che è naturalmente semi-infortunata, quindi sta reggendo l'urto di queste partite, Graziani 2, Spicocchi 11, Zinconi 8, Costantini 13, Saveriano 1 punto, l'attacco 40% contro 49 della squadra del Cisterna, che ha avuto la migliore giocatrice con la Corradetti, 23 punti, la giocatrice laziale, es 3 punti di es per quanto riguarda l'Altino, 5 per le locali, battute errate 12 contro 21, muri vincenti 7, Altino 8, Cisterna. Allora, stiamo guardando il quadro dei risultati, rapidissimamente, settima giornata, Gada Pescara Volley 3, batte Pagliare 3-0, a 20, 23, 22 i parziali,
Per quanto riguarda il derby, se la giudica la Rabona sul campo degli Impianti Futura Teramo per 3-1, 18-25, 27-25, 21-25, 14-25 i parziali. Poi vedremo qualche immagine di questa partita. Porto Sant'Elpidio, la capolista, batte il Fermo nel derby marchigiano 3-0. Porto Sant'Elpidio 18 punti conduce la graduatoria, Arabona 17, Impianti Futura Teramo 13, Pagliare del Tronto 6 punti, Gada Pescara 3, 5 punti, Fermo 4 punti. E adesso noi ci sentiamo un po' un breve servizio per il quale io ringrazio Nicolas Maranca, Simone Marinelli e Dario Blasioli. Tra interviste e parte tecnica, le interviste sono a Monica Lestini, vecchia conoscenza, grande giocatrice, 20 punti per lei, e Giacomo Cesarone, allenatore della squadra della Rabona. Finita 3-1 questa partita, ci abbiamo davvero creduto fino alla fine, soltanto nell'ultimo set forse è mancato qualcosa. Beh, allora è stato secondo me soprattutto un peccato il terzo set, perché ce l'avevamo in pugno e poi per delle stupidaggini nostre abbiamo lasciato andare. Il quarto set secondo me è una conseguenza del terzo, ma nel senso sono cambiate un po' di cose nella nostra squadra, cambio di palleggiatori, l'infortunio di Marianna e Francesca che magari ha qualche problemino, insomma comunque sono cambiate tante variabili e non è facile trovare l'equilibrio in partita così proprio pronti via, quindi è andata così e piano piano adesso con la nuova palleggiatrice, con Chiara cercheremo di trovare una nuova intesa e cercheremo di sistemare i problemini fisici. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. All'andata, ricordiamolo, fu un 3-0 pesante. Oggi la sconfitta è stata meno dolorosa, ecco, mettiamola così. Sì, però non mi piace la metafora del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, perché non mi piace lo stesso, quindi non mi piace lo stesso questo tipo di sconfitta, è sempre una sconfitta, quindi no, ci sono delle cose positive, ma ce ne sono anche tante negative, quindi secondo me sono la spinta che useremo per allenarci al meglio e preparare la gara di Porto San Giorgio con la giusta testa e la giusta motivazione. Mister, cosa pensa della partita appena giocata? Allora, sicuramente venivamo da una partita impegnativa dove purtroppo abbiamo lasciato dei punti importanti e veramente devo fare i complimenti alle mie ragazze che hanno avuto una reazione importante di squadra, veramente un brave a tutte le ragazze. Bruno Mazzuccato, questa Rabona sta facendo sul serio. Bruno. È una buona squadra, Sergio, è ben attrezzata, le giocatrici esperte hanno già fatto diversi campionati di Serie B, quindi hanno tutte le carte in regola per cercare di puntare in alto. Sì, questo è vero, la Rabona Tecno Project del presidente Cesarone, 10 muri vincenti e 8 ace contro i 7 muri vincenti della formazione teramana e 2 ace. Per quanto riguarda il dettaglio, le teramane di Jana Kruzikova, ottima allenatrice, Peroni un punto, Imprescia 9, Dugo un punto, Patriarca 8, Di Marco un punto, Mazzagatti e Di Carlo 5 punti a testa. E libero è stata Sofia Masciantonio, abbiamo ascoltato invece Monica Lestini, 20 punti con 2 muri vincenti, giocatrice chiaramente di altra categoria, credo che tu convenga, Bruno, no? Non si discute. Sì, sì, assolutamente, ha fatto campionati di A, di B1 e da certo. Tanti anni ormai che calca parche importanti, è stato un ritorno diciamo gradito per noi abruzzesi, perché avere giocatrici di questo livello l'anno scorso a Chieti, quest'anno a Teramo, certo, sempre bello anche per allenare in casa, come no? sicuramente assolutamente figlia d'arte, anche se poi i genitori nel basket, come sappiamo. Esatto. Dodi 21 punti, altra giocatrice straordinaria, poi Romano e Di Diego 15 punti, Coletta 14, tutte ottime giocatrici, Merlini, Gaia 7 punti, Maria Carla Scudieri, la capitana, 5 punti, speriamo di averla qui. Quota 0 par di Ezzi D'Angelo, Campanella, di Giuseppe Zuccarini, libero, come sappiamo, la brava Giorgia Santacroce. Adesso sentiamo invece che cosa è successo in casa tua, perché mi ha fatto intervistare Simona Cancellara, è stata bravissima, più di te. Senti.
Sentiamo un po'. Sentiamo. 3-0 vince il Gada Pescara 3 sul Pagliare del Tronto, 3-0 bello pulito, avvincente, a 20, a 23 e a 22 parziali. Simona Cancellara, Gada team manager. Nel sotto portiamo bene noi di TV6 di palla a volè. Facciamo un ticket, entrate sempre. Andiamo sempre. Simona, una bella soddisfazione, seconda vittoria consecutiva, bravissime tutte, ma proprio tutte le ragazze, tranne Mazzuccato che sta in studio, il resto tutto bene. È vero, è verissimo, volevamo questo punteggio tondo e pieno e ce lo siamo presi, l'abbiamo portato a casa, spero sia l'inizio, questo è l'augurio che ci facciamo noi nello spogliatoio, le ragazze stanno bene, si stanno sciogliendo, stanno prendendo fiducia in se stesse, è quello che volevamo e speriamo che sia solo l'inizio. Mancava anche Corinne Perna e non è poco, però la squadra è stata trascinata, a parte dalle solite esperte Marpione come Ronzitti e Cocco, poi tre giocatrici sono finite con doppia cifra. Grande prestazione da Angeloni, ma un applauso particolare alla palleggiatrice, Alice Di Francesco. È vero, lei è sempre così creativa, ti fa venire il batticuore, ti fa stare sempre sulle spine, però poi alla fine quando serve dà il suo contributo a essere precisa e puntuale. Ci contiamo su Alice. Un applauso lo voglio fare anche all'allenatore perché ha lavorato molto bene per la difesa. È una squadra che copre bene e che va su tutti i palloni. Qualche errore ci sta, ci mancherebbe. Bruno si sta dedicando a questa squadra con una passione, oltre che con una professionalità incredibile. Abbiamo tenuto a botta una serie di cambi imprevisti che capitano nello sport, ma con creatività sta scegliendo ogni volta e ogni giorno la squadra giusta. Bene Bruno, abbiamo concluso con dei complimenti anche per riprenderci, ti avevamo quasi distrutto noi un po' da questa postazione, le ragazze non ti hanno voluto nella foto perché non ci entri, hanno detto quindi insomma, però Simona poi ti ha restituito quello che ti era stato tolto. Allora intanto complimenti, sta lavorando bene, te li ha fatti anche il presidente Di Camillo, sta lavorando con le giovani. Sì, abbiamo, diciamo che questo diciamo, è un po' l'anno giusto per cercare di incrementare un po' il lavoro con queste ragazze un po' più giovani. Abbiamo inserito diverse ragazze del 2004, 2005, Marta Angeloni che comunque 2001, Sara Beltrani è un 99, Alice che è, a cui avete fatto i complimenti è 2000, cioè sono ragazze giovanissime. Molte alla prima esperienza in Serie B e quindi hanno tutto il futuro davanti. Chiaramente mi associo a quello che diceva Simona per quanto riguarda i complimenti alle ragazze, si stanno adoperando in tutti i modi per cercare di fare bene in questo campionato, anche se comunque non ci sono pressioni, noi comunque rimaniamo con gli obiettivi che ci avevamo prefissati all'inizio, cercare di metterci dietro tre squadre, nonostante non ci siano le pressioni, e cercare di far giocare quanto più possibile i ragazzi più giovani. Questo per avere comunque una buona base da cui ripartire poi la prossima. Tutto questo sul generico. Nel dettaglio, la partita col Pagliare, di cui stiamo vedendo naturalmente le immagini, abbiamo visto un primo piano tuo, non è stata così semplice come possa ingannare il risultato finale questo 3-0, però i parziali poi dicono che è stata faticosa soprattutto la seconda frazione che avete vinto a 23, ma anche l'ultima combattuta. Bella squaretta quella del Pagliare che ha un buon attacco anche fisicamente, ragazze di una certa qualità, però anche tante ingenuità difensive, dove invece tu hai lavorato decisamente meglio e si è visto perché la difesa ti ha dato una grossa mano. Beh, Pagliare è una buona squadra, aveva qualche assenza, anche abbastanza importante, però sanno stare bene in mezzo al campo, comunque sono ragazze esperte che sanno giocare a pallavolo. Noi sì, ci stiamo dedicando molto alla difesa, che è un po' il nostro punto forte, nelle ultime partite abbiamo giocato molto bene in questo fondamentale, chiaramente non avendo ancora fisicità sotto rete dobbiamo comunque fare qualcosina dietro. E quindi per ora sta andando molto bene. Io intanto ringrazio per le immagini Carlo e Fabio Di Blasio per ripresa e montaggio, ma un particolare importante è che tu intimorisci le tue, nel senso che le aggredisci a tal punto che devono per forza volare in mezzo al campo. Sto scherzando, te le mangi, perché ti guardano intimidite le ragazze, come dire, adesso si arrabbia Bruno. Allora Bruno sta facendo veramente un gran bel lavoro e te ne diamo tutti atto. Avete sbagliato 7 battute, 12 loro, 4 ace, 4 anche loro,
3 muri vincenti a testa. Questi sono alcuni dati, 12 punti per la capitana Carla Ronzitti, ha giocato 2 set, soprattutto i primi 2 molto molto bene, ad altissimo livello, ha sbagliato qualcosina nel finale, ma ci può stare con una percentuale offensiva del 41%, niente male. Ricordo che mancava Corinne Perna e non è poco. Chiara Cocco molto brava, soprattutto in battuta, dove ha messo dentro anche 2 ace, 35% offensivo, 10 punti personali. Marta Angeloni con una percentuale altissima di ricezioni positive, 83%, 38% in attacco, 13 punti. 5 punti per la giovanissima Giulia Dell'Orso, 40% in attacco, 50% in attacco Sara Beltrani con 2 punti. E poi molto bene anche Marianna Caravaggio, 75%. Ho lasciato da parte, hai notato, Alice Di Francesco, 8 punti con 2 ace. Questa ragazza è molto interessante. Io l'ho detto nell'intervista, non l'avevo mai vista giocare, forse qualche scorcio nel passato, però è molto interessante anche fisicamente, niente male per essere una palleggiatrice. Ho detto tante cose che non vanno, esagerato, o se le merita tutte? Se le merita perché in mezzo al campo da sempre un po' di estro, un po' di fantasia, sì. Dovrebbe migliorare un po' l'aspetto della cultura del lavoro e credere un po' più in se stessa, secondo me, perché a volte fa delle cose e poi rimane stupita lei di quello che ha fatto. Secondo me deve fare questo passino avanti, deve credere in se stessa e in quello che fa. Ogni tanto prova delle situazioni nuove e quasi si mette a ridere perché dice non ci credo che sia riuscito a fare. Ha un talento smisurato, se riesce a metterci vicino anche un po' di concretezza e un po' di cultura del lavoro e soprattutto di credere in quello che fa, può stare tranquillamente tra le migliori palleggiatrici in Abruzzo. Però ti ripeto, deve crescere sotto questo punto di vista, deve ancora un po' maturare, Alice, diciamo così, dai. E poi è giovanissimo. Alice del 2000 mi ha detto che è, giusto? Quindi 2000, sì, 2000. Esatto, insieme con Chiara Koch, quella che batte meglio, peraltro, mettendo in difficoltà l'avversario, a parte gli ace, divisi per tutti e due le ragazze. Sì, ha sbagliato anche qualche battuta. Ma fondamentalmente è una squadra che batte abbastanza bene, chi più chi meno, diciamo, sempre mette in difficoltà la squadra avversaria. Diciamo, tra i migliori sicuramente Alice, Chiara, la stessa Marta Angeloni che nel 2001, non ci dimentichiamo, sta facendo un campionato pazzesco. Tra Angeloni, mi hai detto? È del 2001, quindi quasi vicino ai 20 anni anche lei. Sta facendo un campionato pazzesco, l'ho utilizzata come schiacciatrice, l'ho utilizzata come centrale un po' mascherato, perché è stato un momento in cui non avevo disponibili 2 centrali e quindi mi sono dovuto un po' arrangiare. Però sta facendo bene, ma è giusto che sia così perché in allenamento è sempre precisa, concentrata, puntuale su ogni palla. Benissimo, Marta. Bene anche Dell'Orso, cioè, intanto abbiamo visto qualche primo piano da parte di Carlo. E proprio credo all'Angeloni e alla Cocco per un attimo, però ho intravisto. Per quanto riguarda il vostro futuro, invece. Si sta allenando e dovrebbe esordire a breve anche una nuova centrale, Silvia Montanaro, è così? Sì, ha iniziato a allenarsi lunedì, probabilmente vediamo se riusciamo a sbrigare un po' queste cose burocratiche per il regolamento, ci verrà a dare una mano, è tornata da Cirea, la provincia di Verona, che sta giocando in Serie B. Spero si trovi bene, sicuramente darà una mano ed è un punto di riferimento anche per le 2 ragazze più piccole, Giulia e Lucrezia, per esperienza, per alcuni automatismi, movimenti centrali, cioè Giulia Dell'Orso, prendo lei come punto di riferimento, è un 2005, ma in realtà fa la centrale da meno di 3 mesi e ti assicuro che ha fatto dei passi in avanti, non da gigante, di più. È una cosa. La ragazza sveglia. No, ma si sta dando molto da fare e sono contento. L'ultima domanda riguarda invece il futuro immediato, perché non so poi se Silvia, di cui parlavamo poco fa, potrà giocare o meno, questo sarai tu a deciderlo o meno. Però c'è la partita difficilissima sul campo proprio della Rabona, di cui parlavamo prima, solo bene perché è una gran bella squadra, con un ottimo allenatore come
il bravo Giacomo che si sta distinguendo in questi anni, eppure lui è giovanissimo, certo. Però sta facendo veramente molto bene. Che ne pensi di questo derby? Sì, sarà il primo di due derby. Tra l'altro due derby, primo di due derby, Teramo, perché giusto? Perché noi settimana dopo ci sarà anche Teramo. Verrò a vedere la partita con Teramo. Esatto, c'è prima Manopello e poi Teramo. Sono due buone squadre. Manopello sta facendo un bellissimo campionato. Da noi è venuta all'andata vincendo 3-0, facendo una buonissima partita, nonostante noi, anche noi, cioè, abbiamo fatto bene bene, ma loro hanno... hanno sicuramente quel qualcosa in più rispetto a noi come esperienza, come anche come fisicità. E può puntare, secondo me, a fare bene e cercare di vincere il campionato, perché tanto c'è un solo punto di differenza con l'altra. E vedendo anche la classifica dell'altro gironcino da 6, mi sembra che stiano anche avanti rispetto alle altre. E quindi speriamo che potrebbe essere l'anno giusto. Bene, io ti ringrazio Bruno, naturalmente ci vedremo anche in altri appuntamenti per la settimana prossima. Mi piacerebbe invece avere come ospiti le due capitane del derby, cioè la Scudieri da una parte, non so se sarà impegnato o meno, potrà venire, e Carla Ronzitti dall'altra. Complimenti per il doppio successo, perché avevi vinto precedentemente sul campo del Fermo. Ti aspetto in altre circostanze, puoi restare fino in fondo perché abbiamo un ultimo servizio, prima del quale però voglio vedere il quadro dei prossimi turni delle nostre abruzzesi, che hanno a che fare con domenica 14 marzo la Sie Cortona, che gioca sul campo tutt'altro che semplice del Santa Croce alle ore 18, naturalmente stiamo parlando della 2, in A3 l'abbiamo già detto l'anticipo, sabato prossimo 13 marzo alle ore 20:30 al Pala Santa Maria tra Abba, Pineto Volley e Modica. Per quanto riguarda la B maschile, sabato 13 marzo Alba Adriatica ospiterà alle 19:30 il Loreto, l'altra abruzzese dell'altro girone, il Paglieta, riceverà il Molfetta sempre sabato 13 marzo alle 18:30. In B1 femminile, sabato 13 marzo, l'Altino Tenaglia ancora una trasferta sul campo del Casale dei Pazzi alle ore 16, alle 17, un'ora dopo, sul campo del Nocciano. Finalmente l'esordio della Connetti.it Chieti Teatina contro il Trevi. In B2 femminile, sabato 13 marzo, la capolista Porto Sant'Elpidio ospiterà l'abruzzese Impianti Futura Teramo alle ore 17, il Gran Derby, ne abbiamo già parlato, tra Rabona e Gada Pescara 3 si giocherà sabato 13 marzo alle ore 18 al Palastaccioli di Manopello Scalo. Vediamoci adesso l'ultimo servizio, ricordando che ci sono stati solo due recuperi per quanto riguarda la C, tutte e due per la C femminile. Nel girone A, Ceteas Montesilvano, Torricella sicura 3-0, Ceteas quindi sale a quota 6, Giulianova e Pratola 3, tutto il resto a quota 0, è il servizio che vedremo. Per quanto riguarda invece l'altro girone, il girone B, Cepagatti ha battuto la Nunziana 3-0, Cepagatti e Penne 4 punti, Loco Volley 3 punti, Campobasso e Union Ortona 2, D'Annunziana e Connetti Chieti a 0 punti. E adesso noi ci vediamo il servizio relativo al successo della Ceteas Montesilvano su Torricella sicura. Ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio e ringrazio anche Luca Mantini per la realizzazione di questo servizio. Via. Buonasera a tutti, siamo con il mister il Torricella Volley Aldo Coccioli. Quest'oggi partita molto difficile anche in trasferta contro la Ceteas Volley Montesilvano, quindi chiediamo commenti a caldo sulla partita. Ma niente, sono dopo un 3-0 di solito il risultato dice quello, però sono enormemente soddisfatto perché veramente abbiamo fatto degli enormi passi in avanti rispetto alla prima a Giulianova, soprattutto contro una squadra attrezzatissima che probabilmente ha aspirazioni diverse dalla nostra. Noi rientriamo in un progetto verticistico, il progetto Volley a Teramo, dove abbiamo una B2, due serie C, e qui a Torricella abbiamo il compito di reclutare e di far restare in attività quelle ragazze e soprattutto giovani. In campo c'erano una 2007, adesso una 2005, una 2006, e praticamente niente, mi dispiace per l'infortunio alla nostra ragazza, anche lei 2002, sfortunata, e poi ecco questo periodo, è inutile che lo descrivo, la mia mascherina e la tua lo dimostra. Alcune ragazze purtroppo non le abbiamo disponibili perché per motivi familiari ed altro, però sono veramente contento perché sono tornato qui a Montesilvano, dove nella notte dei tempi ho esordito come allenatore,
sono veramente contento perché possiamo divertirci, in questo periodo abbiamo bisogno soprattutto di questo. Siamo qui con il mister della CETEAS Volley Montesilvano, Gianluca Iachini, quindi adesso gli chiediamo, come l'altro mister, commenti a caldo della partita. Vabbè, è stata una partita come ci aspettavamo, che è servita per far ruotare un po' tutte le atlete, perché pensavamo comunque di avere un roster migliore di quello avversario. Abbiamo approfittato per cercare di far giocare tutte, perché magari poi col fatto che riusciamo ad allenarci un po' a singhiozzo, questo è un dato, un'occasione importante per farlo. L'abbiamo fatto, quindi siamo soddisfatti. Secondo lei, mister, quanto incide il fatto che non c'è il pubblico qui al palazzetto per le sue ragazze? Ma guarda, qua effettivamente c'è sempre stato un po' di pubblico, e un po' a noi manca, ma manca perché noi vorremmo un po' tutti quelli che stanno intorno alla nostra società, tutte le ragazzine del settore giovanile, e noi fondamentalmente lavoriamo per questo, quindi sarebbe bello oggi trovare un palasport pieno di queste ragazzine. E allora niente, un grande inizio per la CETEAS Volley Montesilvano, 2 partite, 2-3-0, non ci resta che dirvi allora in bocca al lupo, buon inizio di campionato, buon proseguio e che vinca il migliore allora. Crepi il lupo, grazie a voi che date visibilità a tutta la Serie C. Bene, approfittiamo anche per salutare vecchie conoscenze come Aldo Coccioli e il mister Iachini. Ringrazio ancora Bruno Mazzucato e ringrazio particolarmente Maurizio Dagui e Karim per la parte tecnica di questa quarta puntata di Pallavolè. Appuntamento a mercoledì prossimo per il quinto turno. Arrivederci, buonanotte, al prossimo appuntamento. Buonasera. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.